Siamo a Chieti, in via Sinio Aereo, all'incrocio con via Silvio Spaventa, e alle nostre spalle con la telecamera di Luca Cornelli potete vedere proprio la voragine profonda, 3 metri, che si è aperta ieri sera intorno a mezzanotte, che ha bloccato anche un automobilista di passaggio con la sua macchina, che però fortunatamente è riuscito a liberarsi e non ha riportato ferite. In mia compagnia c'è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Chieti, che è Raffaele Di Felice, al quale chiediamo intanto quali sono stati i provvedimenti immediati che avete preso subito dopo che siete stati allertati come comune dell'apertura di questa voragine. Si è provveduto subito a recintare l'area prospiciente il genio civile. Questa mattina alle 5 sono arrivato e la prima cosa che abbiamo dovuto organizzare è stato il traffico cittadino. Abbiamo riaperto via Ciamboli per consentire il passaggio dei pullman, dopodiché abbiamo avviato subito il discorso del ripristino provvisorio delle opere. È chiaro che ci sono dei problemi in ipogeo, già abbiamo fatto delle verifiche sotterranee, l'acqua non è penetrata, quindi sotto non ci sono fenomeni di acqua percolata. Qui vicino passa una fogna, è chiaro che possono esserci delle concause. Le altre strade sono transitabili regolarmente, gli automobilisti, i cittadini, insomma, possiamo rassicurarli? Sì, il resto della città non ci sono problemi, i problemi sono concentrati tutti su quest'area. Oggi ridaremo il passaggio al solo traffico leggero. Ci saranno delle verifiche che faremo tra domani e dopodomani, dopodiché cercheremo di riaprire parzialmente al traffico pesante, in modo particolare ai pullman che hanno necessità di passare per garantire il collegamento con la città. Assessore, invece le abitazioni sono al sicuro? Guardi, tutta la struttura del genio civile, che è la struttura più grande su cui insiste quest'area, è stata consolidata 10 anni fa, però c'è da tener conto una cosa. Chieti ha un residuo di 1 milione di euro che la regione Abruzzo deve dare ancora alla città. Io l'ho chiesto 2 anni fa e l'anno scorso alla passata amministrazione regionale. Spero che dopo questo evento la regione acceleri i tempi e ci riconsegna, perché questa parte della città è l'unica che deve essere ancora consolidata.